Ciao ragazze, come state? Inizio questo vlog dal mio bagno. Non so bene che ora sia e come avete visto ho appena finito di fare la doccia. Ho acquistato questo prodotto qui di Nukas. Sapete che io e Nukas veramente lo amo ed è un anticalcare concentrato, forte, leggete, forte. La cosa meravigliosa che ha questo anticalcare è che cioè, io vi parlo oggi perché settimana scorsa l'ho provato e quindi posso, cioè, so quello che vi sto dicendo. Quindi, allora, come vedrete, ho tutto chiuso. Cioè, tutto chiuso. Quindi io vado dentro della mia doccia e vado a lavarla. Vado a passare questo prodotto. Allora, la cosa che voglio dirvi è che è un prodotto che ha una profumazione meravigliosa. Cioè, è una cosa che sopportate, non è il solito prodotto anticalcare che dovete aprire la finestra, dovete mettere una mascherina, se non correte il rischio di morire. Cioè, questo no. Ecco perché ho voluto fare il video per farvi vedere e anche per consigliarvi. Se voi non avete mai provato questo prodotto, io vi straconsiglio perché veramente è meraviglioso. Lui qui dice di lasciare in posa dai 10 ai 30 minuti, un po' come la vostra doccia. Io la mia doccia è nuova praticamente, quindi non ho problemi di calcare. La mia doccia non è che sia, cioè è abbastanza pulita, diciamo così. E un'altra chicca che vi do è questo cosino qua che noi utilizziamo ogni volta che facciamo la doccia, tutti noi, ragazze. Ok, ragazzi, vedrete che la doccia è completamente bagnata ed è fantastico. Allora, ragazzi, con una spugnetta, questo qua è una spugnetta di Vileda ed è antigraffio. Attenzione, non fate questo lavoro qua con una spugna che correte il rischio di graffiare la vostra doccia perché il vetro graffia. Questa è una spugna antigraffio. Vado a mettere un guantino. Io prendo sempre i guanti sbagliato perché la mia mano è questa qua, invece ho preso il guanto di sinistra. E niente, ragazzi, molto semplice, ha un profumo che non vi dà fastidio assolutamente. Cioè, proprio lo adoro. È tipo un gel trasparente e io vado a passare tutta la mia doccia. Andiamo da questa parte qui. Vedete che è trasparente. La cosa bellissima che ho questo prodotto è che potete chiudervi dentro e non soffocate veramente, perché è pazzesco. Io utilizzerò questa mano perché non mi trovo bene con questa. Poi ragazze vado a passare anche nel docino, non c'è nessun problema perché l'ho già fatto la volta scorsa, quindi non mi ha rovinato nulla. E quindi avete visto che sono qua dentro in bagno e non mi sono mai lamentata per l'odore, fantastico. Poi lascia veramente la doccia con un profumo pazzesco, ragazzi. Passo anche nella piastrella. Perché no? Adesso lascio qui tutto, vado a fare altre cose, poi ritorno a sciacquare e vi faccio vedere un po' meglio. Non so come sarà questo vlog, approfitto già per ringraziarvi. Questa volta non voglio chiedervi di iscrivervi al canale, ma voglio ringraziarvi, ringraziare ognuno di voi per il vostro tempo dedicato qui nel mio canale. Per la vostra il vostro supporto il vostro amore e niente, ragazzi, volevo solo dirvi questo e vi abbraccio ognuno di voi, siete veramente importanti per me e così. Allora, ho finito di vabbè, ho messo la mia maschera, l'ho già sciacquata ed è passato circa mezz'oretta, quindi mi sbrigo a sciacquare la doccia, così vediamo insieme un po' il risultato.
Ragazzi, adesso che ho sciacquato la doccia, vado con questo panno, è un panno apposta per asciugare la doccia. C'è scritto doccia. Tornata da voi, mi stavo già dimenticando. Come vedrete, ho asciugato già i capelli, mi sono già sistemata, ma mi stavo dimenticando di farvi vedere il risultato finale della doccia. Allora, come vedete, la doccia splende, è molto pulita e molto profumata anche. C'è un profumino delizioso, ragazze. E niente, questa è la mia doccia pulita. Questo qua lo tolgo perché sono stufata di vederlo lì. E niente, volevo solamente condividere con voi quel prodotto che mi sto trovando benissimo. Doccia pulita e niente, era questo. Adesso vado a farmi un caffè e vado anche a stirare. Vabbè, il bagno non è che io ho fatto di fino il bagno, ci tenevo solo a farvi vedere la doccia e quel prodotto. Allora ragazzi, so che voi volete sapere i filtri che io uso nelle mie foto su Instagram. Vi faccio vedere un attimino come funziona. Allora, io questo è il mio profilo Instagram. È il mio profilo Instagram. Allora, ad esempio, questa foto qua, ragazzi, è una foto che ho fatto su Stories e ho usato un filtro sulla Stories. Allora io vado qui e vado su più, perché adesso Instagram ha cambiato un po' le funzioni, no? Quindi vado Storia, clicco e qui sotto ho tutti i miei filtri. Non so se adesso si riesce a vedere. Qui sotto sapete che Instagram disponibilizza tutti i filtri. Questi sono tutti i miei filtri. Che allora, questi filtri qua io li trovo sulle altre, no? Le altre persone pubblicano i filtri. Ad esempio, adesso, allora faccio una self, così. Questa è una self col filtro della mia stories. Quindi, cosa faccio? Scarico, qua c'è la freccettina. Qui c'è la freccettina, scarico la foto, la salvo praticamente, elemento salvato.
Questa qua, ad esempio, questa qua è una foto molto richiesta. Che filtri usi? Che filtro ho usato? Sì, questa qua l'ho fatta con un filtro di Stories e l'ho pubblicata. Quindi tu fai la foto con quei filtri che ci sono sulla Stories e poi salvi la foto e pubblichi se ti va. Oppure uso questa applicazione qua. Questa è un'applicazione che uso, si chiama Matezza, che non so come si pronuncia in italiano. Allora, questa è una vibrate che qua ho già tutta la mia. Così tu apri l'applicazione, clicchi su più e lei ti va a chiedere tutte le foto tue in galleria del tuo telefono. Come ad esempio, vado a prendere questa foto qua. Questa è stata una foto che l'ho già pubblicata. Prendo la foto. Dove è finita? Eccola qua. Questa è una foto senza filtri. Questa foto qua è normale, senza filtri. Vado qua, c'è qui editing, clicco e qua sotto ci sono tutti i filtri. Allora vado a scegliere un filtro che mi piace di più sulla mia foto. Quindi in base a come voglio io metto su il filtro, è fatta. Questa è un'applicazione che potete averla gratuitamente, ma vi dà pochissimi filtri. Vedrete che io ho tanti filtri, perché io pago mensilmente, ogni mese pago, non so se 4 euro o 5 euro, adesso non mi ricordo, ma potete averla gratuita, solo che siete limitate, avete soltanto la disponibilità, se non sbaglio, di 3-4 filtri, quindi dovete, non è filtro, ma è un preset, il preset di Tezza. Se non volete pagare, siete un po' limitati con i filtri. E allora, perché ho deciso di pagare? Appunto, essendo limitato coi filtri, non tutte le foto andavano bene per quel filtro, per il filtro che lei disponibilizza, no? Quindi con adesso che ovviamente pago ogni mese, riesco a utilizzare tanti filtri, perché ad esempio questa foto qua è una foto che non va bene con tutti i filtri. Tu devi comunque trovare il filtro giusto per la tua foto, non so se avete capito. E quindi è questo. Questa qua è molto bella, perché questa è una foto che ho scattata col cielo, era un po' nuvoloso e c'era un cielo, non c'erano le nuvole, quindi sono andata qui e ho preso, sono andata a editarla, ho fatto così. Allora, qua ho il cielo e invece con questo filtro qua il cielo non c'è più, quindi sembra una foto fatta da uno studio, no? Ed è molto pratico, molto carina. Oppure potete mettere bianco nero, molto bello. E poi vabbè, stava bene anche con altri filtri, perché comunque fa il cielo un po' verdino, e quindi potete giocare come volete voi. Non modifico niente praticamente, metto solo il filtro e basta. Ogni tanto uso PixArt per fare qualcosina, ma poca roba. Guardate un po' la mia cover. Mia figlia guarda nei cartoni, lei l'ha distrutta. Adesso devo comprare un'altra, perché questa qua l'avevo presa la Maison du Monde. E niente, c'ho il telefono distrutto. Adesso magari stasera vado a cercare di trovare una cover. E niente, come vi stavo dicendo, è molto pratico. E se volete un video solo a riguardo, magari posso farvelo. Non sono bravissima a girare questi video, ragazze, veramente. Ce ne vuole tanto. Sono qui in camera, ragazze. Mi sono messa sul letto, che non avrei dovuto, perché mi è venuta una biocco. Sto quasi per addormentarmi. Mi sono alzata, ho preso la telecamera per parlare con voi prima che mi addormento. Devo stirare. Allora, sono già le 4:28 e io devo stirare perché Mirko sta arrivando. Antonella è di là, come sentite, sta spaccando tutto, ma è perché mi sta facendo la besciamella, che devo fare la lasagna, ho già il ragù pronto e lei mi sta facendo appunto la besciamella, perché è bravissima mia figlia in cucina.
eccomi qua, questa è tutta la roba che ho stirato e anche qua sotto c'ho una pigna. Allora ragazzi, questo è tutto il cesto pieno di panni. Questo è stato il video di oggi ragazze e nulla, vi mando un grande bacio e al prossimo video. Ciao!